situazione. Salve a tutti, siamo ancora qua in occasione dei campionati italiani IFBB di bodybuilding qui a Torino, dove la maggior parte degli atleti stanno anche a dormire. Siamo a 24 ore dalla gara. I giochi sono quasi fatti. I giochi si fanno domani, quasi a fatti. Livello di forma sono quasi fatti. Simone, io vorremmo solo darvi una piccola opinione sulla qualità degli atleti e sulla... Visti oggi al peso. E anche su chi secondo noi domani si gioca un po' alle carte per i primi tre posti. Allora io direi, come dicevamo prima, sicuramente quest'anno la farà dare la categoria sopra i 90. I massimi. Solitamente è una categoria che in Italia, devo dire, vedendo molte gare all'estero, che a volte manca un po' di qualità. Sì, non tutti gli anni è vero, non tutti gli anni ci sono. Però quest'anno buona, quest'anno sarà una bella categoria. Quest'anno ci stanno un paio di tonnellate di muscoli sul palco, per cui tu, che sì. Da quello che hai visto, sentito, chiaramente noi possiamo solo giudicare quello che noi abbiamo visto e dalle foto e da chi abbiamo incontrato qua. Tutti non li conosco, perché saranno anche una categoria numerosa, tutti non li ho visti. Che conosco buoni, diciamo Fabio Roma, in forma. Fabio ha deciso proprio... Che tra l'altro pensavo esatto. Dieci giorni fa Fabio, abbiamo parlato un po' al telefono, lui avendo fatto a Bordighera la gara di Dennis Giusto, si è rimotivato e ha... Innocenti, che ha vinto il Nord Italia. Matteo Innocenti. Non l'ho visto oggi al peso, però mi hanno detto che sta bene. Abbiamo Alfredo, che secondo me, proviamo a dirlo, io direi che è in forma. Sarà in molto dura per gli altri, è in forma, visto come oggi. E sicuramente... Non mi sbilancio, ma è in forma. Ho visto Filippi, oggi ha peso... Come l'hai visto, Lorenzo? Secondo me è ancora un po' d'acqua addosso. Dovrebbe essere un po' più tirato, dopo domani vediamo. Adesso non so questa notte cosa si riesca ancora a fare come magia, ma ci lasciamo sorprendere volentieri, ma la pesa sembrava un po' indietro. Pesante, ma... Sì, esatto, poi dietro di preparazione. Per cui... Adesso tutti non li ho visti, tutti non li conosco. Sicuramente ce ne saranno altri. Ho visto delle foto di Marzolla. Ottima condizione. Tanti muscoli, buona condizione. Vedremo sul palco a livello della linea. Poi sul palco... Alcune cose cambiano. Bisogna, foto è una cosa, palco è cioè, un'altra. Bisogna sapersi presentare, bisogna saper far vedere giù. Saper quello posare che bene. Per cui... Però... Questa categoria e ci scusiamo se abbiamo tralasciato qualche atleta, ma purtroppo tutti non li conosciamo. Fino a 90 kg, anche bellissima categoria, stiamo parlando di Chucky Boulard, che ha vinto l'Ercole Farnese, secondo gli europei. Bella linea, bello. Se arriva in forma e preparato, bella atleta. L'avevamo visto a Praga, dove aveva completamente sbagliato preparazione, all'Europeo stava molto bene, all'Ercole stratirato, a Praga qualcosa è andato completamente storto. Basta un attimo per sbagliare. Spero che si sia ripreso per gli italiani, lui è un candidato duro. Riccardo Savoldini, molto, molto estetico, e dai massimi. Gran posatore. Bravo, veramente bravo, e anche quello fa. Pierpaolo Belic, che ha vinto i campionati Nord Italia. Sì. Michelli, il ragazzo che ha vinto One Way Fitness, una bella struttura. Diciamo che anche questa categoria sarà bella, buona. Ecco, noi siamo bodybuilder, per cui possiamo parlarvi di bodybuilding. Sono tantissime altre categorie, physique, bikini. Non vogliamo dimenticare nessuno, ma noi siamo... Altezza peso. Tu hai io portato qualcuno? Sì, c'è Enrico Boresi che ha vinto il Nord Italia in assoluto, anche ha cominciato da poco, ma è già un ottimo atleta e speriamo, non dico niente, speriamo domani. Atleta Team Marchi, per cui con lo Nutrition Team Marchi speriamo che domani vada bene, che domani. Lo spingiamo. E spingiamo. Come detto, non vogliamo mancare rispetto alle altre categorie, ma noi
essendo bodybuilder, comunque tutti hanno fatto il sacrificio per arrivare dove sono andati e tutti meritano rispetto. Di questo parliamo. Allora, in questa occasione di nuovo un grosso saluto a tutti da Patrick e da Simone, campionati IFBB Italia a Torino.